Tifosi nerazzurri, ben ritrovati alla nostra Trophy Room, ma soprattutto buon compleanno, buon 114esimo compleanno. Oggi l'Inter compie gli anni e come festeggiamo, Gaia? Nando, con la Hall of Fame. Oggi verranno a trovarci quattro campioni che ci hanno fatto sognare, che ci hanno aiutato ad arredare la nostra bellissima Trophy Room. È la quarta edizione, quindi andiamo a rivedere che cosa è successo nelle edizioni passate. Andiamo. Questo è quello che è successo in passato, questi gli eroi che fanno già parte della Hall of Fame, però è il momento di ricordare il regolamento. Io ad esempio non potrei far parte della Hall of Fame dell'Inter, non io so nemmeno. Tu Gaia, non so tu. Allora, mi confermi che neanche tu ci puoi essere, allora momento istituzionale. Quali sono i criteri per far parte della Hall of Fame 2021? Tra l'altro vi dobbiamo anche ringraziare perché gli attuali vincitori sono stati votati proprio da voi, da una serie di giornalisti, alla carta stampata, insomma c'è stato esatto, un conciliabolo che poi ha portato a questi quattro vincitori. Regolamento, criteri, devi aver vinto almeno un trofeo con la maglia dell'Inter. Devi avere almeno 60 presenze con la maglia dell'Inter. E devi esserti ritirato da almeno 3 anni. Io direi che possiamo partire dal numero 1. Assolutamente sì. Per sostituire un supereroe è necessario un altro grandissimo supereroe, e questo personaggio è come se lo è. Lo è perché non ha mai perso un derby in campionato e quindi per fare una roba del genere devi essere per forza un supereroe. Era in grado di ipnotizzare tutti gli attaccanti avversari, personalità, carisma, forza atletica, forza fisica, un grandissimo giocatore. Un grandissimo leader. Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca. Ciao. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Da oggi entri a far parte per sempre della storia dell'Inter. Non è che prima di oggi le cose fossero particolarmente diverse, perché comunque sei nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri da quando hai vestito per la prima volta questa maglia. Innanzitutto è un grande piacere far parte di questa famiglia. Poi, insomma, essere stato eletto dai tifosi è un grande motivo d'orgoglio. Vuol dire che i 5 anni che ho fatto qui all'Inter sono stati veramente importanti, belli e appassionanti. Ecco, qui alle tue spalle c'è la Coppa UEFA che hai vinto, che hai alzato al cielo da capitano, tra l'altro. Sì. E vogliamo rivivere insieme quelle emozioni. Sì, così molto, molto volentieri. Vorrei farti un po' emozionare, certo. Poi ne parliamo. Gianluca, tu l'alzavi al posto dello zio che non c'era quel giorno. Che emozione è stata? È stata una grande emozione. Lo zio era infortunato, quindi era molto dispiaciuto il fatto che non poteva esserci, però gli avevo detto che se la vincevamo la alzavamo insieme, così è stato, quindi l'abbiamo alzata assieme perché lui era il capitano, ero il vice, però è stato giusto alzarla insieme contemporaneamente. Però vedevo che lì te la tenevi stretta, te la portavi via. Che fine ha fatto? Vi devo fare una confessione. Che la notte ho dormito io con la Coppa UEFA. Qua volevo arrivare, perché non c'era Instagram, quindi... Ma se, non c'era, esatto. Esatto, non c'era. Se oggi potessi condividere un Instagram story di quel momento. Sarebbe fantastico. Comunque ho dormito con la Coppa, l'ho messa... Cioè il letto di fronte, c'era il comodino col televisore, avevo messo la Coppa lì. Così quando mi sono svegliato subito... Non era un sogno, era realtà. Tutto vero. Era tanto, tutto insomma, vero. Le tue grandi passioni, Gianluca, l'Inter è la Fortitudo, giusto? Perdonalo. Lo sa benissimo. Sto scherzando, ovviamente sto scherzando, e però... Tossino nel cuore, proprio Doc.
E allora però io a questo punto raccolgo il gancio per presentare il prossimo premiato di questa Hall of Fame, perché il numero 23 più famoso della storia dell'Inter. Esatto, quel numero l'ha scelto per sua maestà Michael Jordan, e noi lo sappiamo, lui è un gladiatore, è anche un goleador, è un interista vero. Interista vero, pura essenza di interismo, che è diverso, soprattutto quando si parla di avversari. E allora, come recita il suo coro più famoso? Tutti pazzi per Materazzi! Grazie. Che emozione, sei emozionato un pochino? Io sì. Raccontaci l'emozione che stai vivendo, sei stato votato dai tifosi, entri a far parte della Hall of Fame della tua Inter. Ma è un punto d'arrivo per me, perché essere votato dai tifosi, dallo staff, da tutto l'ambiente Inter, dalla famiglia Inter, penso che debba essere un motivo d'orgoglio, per me lo è. Marco, tu tra l'altro insieme a tutti i premiati di questa Hall of Fame hai contribuito ad arredare la sala, quindi anche un grande interior design, complimenti. Grazie. E te la faccio questa domanda, dai, qual è la tua preferita? Quella più alta, io sono alto, quindi quella più alta. Però io adesso ti faccio vedere un'altra coppa che tu ci hai regalato, no? Insieme chiaramente a tutti i tuoi compagni, ti voglio portare a Siena. E qui voglio anche l'opinione di Gianluca, perché allora qui il cuore di tutti i tifosi nerazzurri si è bloccato, perché tu adesso segni il primo rigore anche e me lo fanno ripetere esatto. E poi te lo fanno ripetere, no? Quello è il rigore che è il gol che vale lo scudetto. Che cosa provi adesso che rivedi quelle immagini? Gioia, emozione, però sapevo che sarebbe andata a fine così, avevamo troppi match point da sfruttare. Purtroppo l'unico rammarico è non averlo sfruttato contro la Roma in casa, dove c'era un San Siro veramente pieno, sarebbe stato molto più bello. Però qui feci una promessa ai miei figli quando uscii di casa, perché loro piangevano dopo la Roma. Dissi: tranquilli che adesso a Siena vi riporto lo scudetto, e l'abbiamo riportato come giusto che sia, perché l'abbiamo ampiamente meritato. Ma dove si trova quella tranquillità per insomma arrivare lì a essere così sicuri? È più tranquillo chi gioca che chi non gioca. Quando sei fuori sei più... No, ma tu sei sempre stato anche molto diretto, non hai mai avuto paura di dire quello che pensavi. Cioè, è stata una mia prerogativa. Può darsi anche per questo motivo non sono più nel calcio. No, però, dai! Ben venga, vero Gianluca? Però se però preferisco essere così. Se nella Hall of Fame, però. Della mia squadra del cuore. E volevo chiedere anche a Gianluca quei momenti lì. Gianluca, tu che hai parato una quantità di rigori incredibile. Che cosa si prova in quei momenti, no? Ma sai, chi lo calcia secondo me ha più tensione, ha più responsabilità. Il portiere se lo para diventa un eroe, se invece ti fanno gol è nella norma, no? Certo. E ovviamente secondo me la pressione è più per chi lo tira, quindi capisco Marco che l'ha dovuto tirare due volte. È stato veramente pesante. Adesso è tranquillo, era meno tranquillo qualche anno fa. No, sbagliati. Lui l'ha fatto così in scioltezza. Però sì, insomma, Marco sapeva battere alla grande i calci. Ma Marco l'ha tirata anche in una finale del campionato del mondo. Vabbè, quello il portiere era basso, quindi era più facile. Però, insomma, torniamo un attimo nei ranghi. Batteva alla grande i calci di rigore. Batteva alla grande anche i calci di punizione. A proposito di calci di punizione, se un tifoso dell'Inter pensa a un giocatore che sa calciare i calci di punizione, gli viene in mente il prossimo premiato. Esatto, l'abbiamo corteggiato per tutta un'estate. È arrivato ed era subito derby, quindi un arrivo... Da sogno. Un arrivo incredibile, neanche il tempo davvero di capire cosa stesse succedendo, ed è entrato immediatamente nel cuore dei tifosi dell'Inter con una prestazione incredibile, con un modo di fare eccezionale. Da campione vero... come il campione che è, lo diciamo insieme. Signore e signori, Wesley Snyder.
applauso. Ciao. Ciao Wes. Ciao. Come stai? Come va? Benissimo, lo faccio tutto in inglese. Non ti senti... sì, sì. Siamo se a non ti senti a tuo agio, parla in inglese. Dai, ok. Va bene. Va bene, dai. Raccontaci il momento più bello adesso, no? Se tu dovessi chiudere gli occhi e ripercorrere la tua carriera, i tuoi momenti con la maglia dell'Inter, quale momento sceglieresti? Difficile, ma secondo me la partita in Madrid con Bayern Monaco, finale di Champions, era qualcosa, bellissimo, spettacolo. Poi sapevamo già che vincevamo questa partita, perché la squadra era fortissima, e non solo noi 11, ma tutta la squadra. Questa è la lavoro di Mourinho. Wes, tu sei entrato nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri, non solo insomma, per le grandi prestazioni di quell'anno, di quel 2010, per un modo di fare incredibile, il carattere di atterrare a Milano. Giacca e cravatta, presentazione, il tempo di svestirsi, mettere gli scarpini e giocare il derby. Due giorni, no? Un giorno. Sei arrivato a sabato, che... in fulma, lui si stava allenando. Sì. No, sai che Mourinho mi ha chiamato, mi ha detto che Wes, abbiamo una squadra forte, ma manca solo il numero 10. E poi, dopo 3-4 chiamate, ho pensato che ok, ho visto la squadra, che Inter, un club grandissimo, e poi ho pensato ok, volevo giocare perché in Madrid stavo già fuori la squadra, quindi e sono arrivato qui. Poi mi ha detto subito che Wes, domani c'è la partita con Milan e giochi subito. E poi 4-1, no, abbiamo vinto 4-1, 4-0, sì. Bellissimo. Possiamo essere anche 6, vi siete fermati, io non volevo. Marco, tu che cosa hai pensato quando hai visto un giocatore che fino al giorno prima era da un'altra parte essere titolare nel derby? No, ma io l'avevo già incontrato con l'Ajax, quindi sapevo chi era e speravo che venisse. E quando è arrivato, poi quella partita che ha fatto, penso che ha conquistato subito i compagni, che è la cosa più importante, i tifosi. E poi ha fatto quello che è capace di fare. Insomma, un anno so io che sei extra, e lui era normale, e io che mi dovevo impegnare di più per giocare con loro. Bella questa. Allora, un anno incredibile, quel derby fu incredibile, in campo c'era anche il prossimo premiato. Sì, sul divano, di fianco a Matrix, c'è un posto, un vuoto vuoto. Ti dobbiamo riempire. È un attaccante strepitoso. Un eroe. Veloce come una gazzella, feroce come il Re Leone. È il Re Leone. Samuel Eto'o. Grazie, fratello. Ciao Samuel. Non vedevo e tu chiedere ciao. Gli applausi. Come in campo. Fantastico. Come stai? Che emozione è entrare a far parte dell'Hall of Fame? Sto contento, ma saun quando vedo... In italiano. Fratello, amore, sono presidente adesso, per favore. Sei emozionato? Lui ha parlato lui in italiano. Dai, ma dai. Ma scontento quando vedo questa famiglia che in su momento non permettio tenere tanta allegria, e grazie a tutti i fans che per ellos hemos scritto una parte della storia di questa gran famiglia dell'Inter. Una grandissima storia, Samuel, che nasce in quell'anno incredibile, e una delle tappe fondamentali di quell'anno è Londra, Stamford Bridge, Chelsea-Inter, minuto 78, il signore di fronte a te ti fa quell'assist. Fa una magia. Come sempre. Ecco, sì, umili sempre. E tu la metti dentro e da lì parte una cavalcata eccezionale. Credo che il movimento, il controllo,
Lo es todo, porque si el movimiento no era el control, no estaba ahí, el pase de él no iba a ser un pase único. ¿Eh, fratello? Pero gracias a Wesley, me guarda el control, mamma mia. Bellissimo. Il desmarque, guarda. Samuel, prendiamo un signore esterno, no? Che lì non c'era, quindi magari Marco e Wes sono di parte. Gianluca, di chi è il merito? Di chi passa o di chi controlla? Samuel ha fatto una verticale bellissima. E Snyder gli ha dato una palla perfetta. Poi ha fatto anche un grande stop, che se l'è portata proprio con... perfetta, poi ha fatto un gol bellissimo. Quindi merito non sia vale dire di merito, due, del, però. Merito del movimento di Samuel, okay. E bravissimo Snyder, dai una palla perfetta. Merito che ha schiacciato bene. Quadrato, esatto, fatto facile. Qui c'è Matrix che telecomandava Wesley. Wesley, ti posso chiedere com'era Marco anche in panchina durante la partita? Lo sentivate? Marco, tu eri uno che ti facevi sentire durante... No, ma non solo lui, ma... Marco era molto importante per noi, Samu, perché ho giocato in tante squadre, ma quando i giocatori che sono sempre fuori, sono sempre negativo, sai, però lui è sempre positivo, e sempre aiutando la squadra e tutti quanti. E poi ha giocato anche finale di Champions, perché era sempre così, sempre positivo, e questo era molto importante. Ho detto già prima che noi non solo 11 giocatori, ma tutti quanti, quelli che stavano sempre in panchina aiutavano molto la squadra. Ma avevate tutti personalità così accese? Com'era sì. Possibile mantenere un equilibrio? Era facile, bastava in allenamento dare il 100%, litigare e poi essere amici la domenica. Le grandi squadre vincono così, lui penso che di esperienza ne abbia. Ed è così. A proposito di personalità, no? Parlavamo di personalità, sì. Voi avete giocato insieme. Poi ognuno ha la sua personalità, però tutti avevano il loro obiettivo, poi avevano una squadra forte. Poi secondo me l'allenatore è stato veramente il merito, proprio il numero uno, che li ha gestiti benissimo. Sono stati veramente bravi. Gianluca, a proposito di personalità, esatto, vedo. Perché lui stava un po' deviando la questione. Torniamo dei binari, perché Gianluca, tu... Quando io penso a te, e anche tifosi nerazzurri penso a te, penso spesso a un portiere che si arrabbiava tanto. Sì. Purtroppo sì, perché prendevo gol. No, però non è vero, anche quando soprattutto quando non prendevi gol, sì. E lì proprio le tiravi tu. Ricordo che dei miei compagni venivano da me, mi diceva anche il Ciolo Simeone, sì. Veniva da me e mi diceva, Pagliu. No, meno, perché sennò dopo i tifosi fischiano Galante, fischiano Colonnese, e io quando sono lì mi incavolo, poi ovviamente mi devo sfogare con qualcuno, voi correte, date delle legnate, io purtroppo non corro, devo stare qui, e quindi sono un po' anche teso, è normale che ogni tanto mi devo sfogare. È normalissimo, ma sono tutti così i portieri, sono tutti un po' così bacchettoni, Julio Cesare era così? Piangeva tanto. Giulio piangeva, Giulio rideva, Toto era uno che si arrabbiava così. No, Toto è un buonaccione. E quindi era proprio una gara. Ma anche lui è buono, solo che quando sei in campo. Anch'io. Poi magari quelli che mi conoscono in campo, invece fuori dal campo, tanti miei compagni mi dicevano, cavolo, in campo sei odioso. Sì. Però fuori c'hai un pezzo di pane. Così. La tensione, però, posso dire, questi sono anche quattro esempi di stile incredibili. Guardali. Stile pazzesco, tutti e quattro vestiti in una maniera eccezionale. Io quando penso allo stile Matrix, sai cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quella roba lì. Siamo? Che stile, guarda un po'. Stilo, qui veramente. Solo tu avresti potuto fare una cosa del genere. Fratello mio. Neanche Samuel e tu ha mai usato una cosa. No, una è impossibile. Come personalità davanti a 80.000, Samu. Tanta personalità, fratello. Mamma mia. Ma questo era il primo scudetto, era giusto festeggiare. Ah, che ce l'avevo anche nero, però ho messo il bianco. Anche nero? Sì, ce l'avevo tutte e due, però ho scelto per il bianco. Ero magro, quindi non devo sfinare. Immagino i tuoi compagni in quel momento. Mi hanno preso in giro, però non è. È sempre questione di personalità, avere il coraggio di metterlo o non averlo. Ho sempre fatto quello che mi sentivo per difendere i colori che amavo, quindi mi veniva naturale. Tra l'altro parliamo di stile, di eleganza, però anche il signore qui di fronte, quando giocavi, Gianluca, ma le tue divise sono diventate storia, ma le disegnavi tu? No, non le disegnavo io, però ovviamente parlando con lo sponsor, insomma,
mi consultavano, no? Io sceglievo i colori, soprattutto. Sì. Sono tutta appesa a casa, mi dicevi. Quel pantaloncino è quello che vi ho regalato io per l'Olo. Quindi portate la maglia, però, pantaloncino. No, le maglie, Le maglie sono tutte incorniciate a casa mia. Tutte. Mia sono incorniciate, sì. Le maglie non si toccano, mi ha detto. Le maglie, vi regalo le scarpe, i guanti, le maglie non si toccano. Ma che ciuffo, Giorgio? Era un po' più, ne avevo un po' di più. Bella. Quali era? Quella l'arlecchinata? Sì. Sì, 94-95, quello, il primo anno. Grande stile, insomma. Gianluca era uno che, giustamente per ruolo, correva poco in campo. Una volta Wesley ha fatto correre anche chi in teoria in campo non deve correre per definizione. Sto parlando di Mourinho, perché dopo il gol di Kiev, gli hai fatto fare uno scatto che probabilmente ancora adesso sta sentendo, Wesley. Perché abbiamo parlato già prima di quel gol, Samu? Sì. È il gol verdadero che nos dio la Champions. Da questo gol cambiato sì, è partito. Questo gol è la partita decisiva, mi sembra. Sì, stavamo fuori, eh? Sì, sì, sì. Primo tempo eravamo già fuori. è vero che nello spogliatoio Mourinho ha spaccato tutto? All'intervallo. Vabbè, prossima domanda. Wesley, che emozione provi nel rivedere questa partita? Qui abbiamo fatto due gol in 5 minuti. E per questo è sempre la fiducia che avevamo, perché abbiamo pensato sempre di vincere. E quindi quando abbiamo fatto il primo gol, Milito ha fatto il gol, non il primo gol. E poi abbiamo pensato che dai, andiamo per il secondo gol. E questa è sempre la fiducia che... con tutti quanti, quelli che sono entrati anche in questa partita e poi quando ho fatto questo gol e ho visto tutta la squadra a correre, anche Mourinho, era bellissimo. Una gioia incredibile, a proposito di grandi gioie e grandi esultanze, qui Wesley fa una, insomma, anche un po' banale, finisce per terra, viene sepolto da tutti. Se parliamo di Samuel Eto'o, quale esultanza ti viene Samuel, in mente? Abbiamo anche un'altra esultanza adesso. Sì, un'esultanza che guardiamo insieme, che è diventata un po' storia. Cioè, ci sei sempre di mezzo tu comunque, Matrix. È sempre colpa tua. Ma questo non guarda. Si può dire. Questa perché a Palermo, ti ricordi che era il primo anno, ancora non si era sbloccato bene, okay. E io ho fatto vedere l'allenatore del pallone. Dopo quel film, a Palermo segnassi 1-2. Tre a Palermo subito, e da quella volta ha voluto il DVD per farlo vedere a tutta la famiglia che non conosceva Lino Banfi, che poi abbiamo conosciuto a Lecce, ti ricordi? Che era lì, allora lì è diventato il suo idolo, perché il primo allenatore del pallone, il secondo non valeva la pena, e da lì poi abbiamo fatto questa esultanza. Samuel, è vero che il primo anno all'inizio non fu semplicissimo adattarsi, poi però dopo hai avuto un'esplosione pazzesca. Fu difficile come qualche cambio, no? Credo che cambias la città, ti tienes que adaptar a los compañeros, a la nuova vita. Tutto è complicato, anche io tenía un equipo increíble de hombres, perché se habla del equipo, pero la suerte che tuvimos es que teníamos un equipo de hombres. Y fue bastante difícil, pero el primer año ganamos casi todo, y el segundo año, ya que me sentía bien, intento giocare a mio miglior livello. Beh, sì, assolutamente, insomma, hai fatto una quantità di gol pazzesca. Abbiamo parlato dei ricordi in campo, chiaramente, li abbiamo tutti nei nostri cuori, ma parlando invece di quello che voi fate un po' più fatica a raccontare, l'extracampo, il momento più divertente o il giocatore con la personalità più ironica che vi ricordate? Gianluca? Io Taribo West. Puoi raccontarci qualcosa? Ma era il mio compagno di camera da Piano Gentile, insomma, si svegliava la notte, chiamava la moglie, andava in bagno, tirava l'acqua, accendeva la luce, chiamava la moglie alle 3 di notte, andava giù in cucina, alla pinettina, veniva a mangiare, intanto sentivo, masticava la mela, mangiava la pasta, e io mi incazzavo, andavo dal povero Gigi, dal povero Gigi Simoni, dicevo, mister... porta pazienza, lo sopportavo un anno, meno male che abbiamo vinto quell'anno la Coppa UEFA, quindi ci siamo, però è stato veramente pesante, ma
era molto simpatico. Io invece su Wesley ho letto un'intervista di Nagatomo. Stavo pensando a Nagatomo. No, che mi ricordo che chi era arrivato in spogliatoio? Poi? No, non lo puoi dire. No. Poi loro sono entrati, come sempre, no? Prima la partita, e tutti si alzavano. Poi ho detto a Nagatomo, devi dire qualcosa, non dico la parola, meglio di no, ma devi dire così perché è il rispetto. Gli avevamo insegnato, no? Che quando uno entrava, quindi è arrivato... il buongiorno era ciao figlio di... sono arrivati, io mi sono alzato, l'ho bloccato e l'aveva detta oramai. Era finita la... Ci si è nascosto. Sì. Poi abbiamo ripreso, e noi che sia colpa nostra, perché lui era un ragazzo eccezionale. Bellissimo. Molto molto bello. Samuel? Stesso, Nagatomo. va bene. Insuperabile. Arnautovic, anche Arnautovic. Tuo amico. Mio amico. Quando non sai più la macchina? Ti l'avevi prestato. Che poi lo riferisco io a Arnautovic che lo vedo a Bologna. E Balotelli? Tutti e due. Della macchina. Sono cosa del vestiario che se erano in vestiario, oddio. Perché questo dosicos era incredibile. Cosa è successo con la macchina? Niente. Assolutamente niente. No, gliel'ha prestata e non l'hanno trovata per 10 giorni, l'hanno rubata, poi è ritornata. Non sappiamo, nessuno saprà mai chi è stato e chi non è stato. Va bene. È tornata. Così nel mistero. Nando, io so però che le sorprese non sono finite. No. Perché hanno dei cimeli da donare al Museo dell'Inter. Esatto, perché tutti i vincitori dell'Hall of Fame, allora, tantissimi onori per chi vince, per chi entra a far parte dell'Hall of Fame, però c'è un onere. Tornerai a casa a mani vuote. Esatto, bisogna regalare qualcosa che poi entra a far parte del Museo dell'Inter. Allora, l'abbiamo chiesto anche a voi. Partiamo da Gianluca. Cosa ci hai portato? Io ho portato i pantaloncini che avevo, sono sempre un pigiama, però, 94-95. Bellissimo. Avevo la maglia azzurrino, stesso colore, sicuramente in campo mi vedevano, però mi piaceva molto e ho portato questi pantaloncini. Bellissimi. Marco? Scarpe affilate. Esatto. Sempre, quelle prima di entrare in campo sempre si faceva. Hai visto Samuel? Sono pericolose queste. Che loro sono tutti tecnici, hanno le scarpe tacchetti di gomma. Noi non potevamo scivolare perché se scivolavamo era pericoloso e prendevamo gol. Quindi queste. Entra forte al museo. Questo, tu cosa ci hai portato? Bellissima. Questa è una delle mie maglie preferite. Eccolo qui. Tutti gli special. Sempre con questo logo, bellissimo. Bellissimo. Non c'era più spazio, c'era bisogno di un'altra maglia per mettere tutti i trofei che sarà vinti quell'anno. Samuel, cosa ci hai portato? Unas botas 2010. Ecco, facciamo vedere. Guardate i tacchetti. Bellissimo, la differenza dei tacchetti è pazzesca. Armi differenti. Bellissime anche queste. Questi quattro cimeli entrano a far parte del Museo dell'Inter. Davvero, bellissimo. Sono quattro, io li chiamo reliquie, perché sono davvero dei ricordi incredibili, indimenticabili. Grazie ragazzi. Grazie mille. Grazie a voi. Nando, che bello, che emozioni. Pazzesco. Conoscere questi campioni e soprattutto vedere come tra di loro ci sia ancora tutta questa affinità nonostante siano passati tanti anni. Sì, bellissimo il clima che si è creato, l'ironia. Un gran bel mood di puro interismo. A proposito di puri interisti, dobbiamo anche celebrare chi ha vinto il premio speciale di quest'anno by Socios.com ed è Peppino Prisco, un grandissimo interista e vera essenza dell'interismo puro. Nando, io ti ringrazio. Io ringrazio te. Ringraziamo i nostri tifosi e noi vi lasciamo proprio con le immagini dedicate a Peppino Prisco.